Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Signore, che hai lavato i piedi ai discepoli perché avessero parte con te, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che sei il pane della vita disceso dal cielo perché viviamo in eterno, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che nel tuo sangue ti sei fatto garante della nuova ed eterna alleanza, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Tu che togli i peccati del mondo, accogli pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria, gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini. Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così tan grande mistero attingiamo la pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa.
Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quando ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco. La mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case, dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Attira l'attenzione come Gesù, proprio il giorno prima di essere crocifisso, fa questo gesto. Lavare i piedi è l'abitudine in quel tempo, perché le strade erano dal polvo, la gente veniva da fuori, e all'entrare in una casa, prima del banchetto, della riunione, si lavavano i piedi. Ma chi lavava i piedi? Gli schiavi. Gli schiavi, perché era un lavoro da schiavo. Immaginiamo noi come sono rimasti sbalorditi i discepoli quando hanno visto che Gesù incomincia a fare questo di schiavo. Ma per farle capire il messaggio del giorno dopo, che sarebbe stato morto come uno schiavo per pagare il debito di tutti noi, no? Se noi ascoltassimo questa cosa di Gesù, la vita sarebbe così bella, perché ci affretteremo a aiutarci uno all'altro, no? Invece, come ci insegnano i furbi, a fregare uno l'altro, no? Perché di approfittare uno dell'altro. È tanto bello aiutare uno all'altro, no? Dare la mano. Sono gesti umani, universali, ma che nascono da un cuore nobile. E Gesù oggi, con questa celebrazione, vuole questo, insegnarci la nobilità del cuore. Ognuno di noi può dire: «Ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro». Gesù le sa e ci ama così come siamo, e ci lava i piedi a tutti noi,
Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze, non si spaventa mai, perché Lui ha pagato già. Soltanto vuole accompagnarci, vuole prenderci per mano, perché la vita sia non tanto dura per noi. Io farò lo stesso gesto, no? Di lavare i piedi, ma non è una cosa folclorica, no? Tutti pensiamo che è un gesto che annuncia come dobbiamo essere noi, uno con l'altro. Nella società vediamo quanta gente che si approfitta degli altri, e quanta gente che è all'angolo e non riesce a uscire perché è lì, e quante ingiustizie, quanta gente senza lavoro, quanta gente che lavora e le pagano la metà, quanta gente che non ha i soldi per comprare le medicine, quante famiglie distrutte, tante cose brutte, no? E nessuno di noi può dire: io grazie a Dio non sono, sai, eh? Se io non sono così è per la grazia di Dio, eh? Ognuno di noi può scivolare, ognuno di noi. E questa coscienza, questa certitudine che ognuno di noi può scivolare è quello che ci dà la dignità, ascoltate la parola, la dignità di essere peccatori. E Gesù ci vuole così. E per questo ha voluto lavare i piedi e dire: io sono venuto per salvare voi, per servire voi. Adesso io farò lo stesso come un ricordo di questo che Gesù ci ha insegnato: aiutare gli uni gli altri. E così la vita è più bella, eh? E si può portare avanti così. Durante la lavanda dei piedi, spero di cavarmela perché non posso camminare bene, ma durante la lavanda dei piedi pensate voi: Gesù mi ha lavato i piedi, Gesù mi ha salvato, e io in questa difficoltà adesso, ma passerà, ma il Signore è sempre accanto a te, mai abbandona, mai. Pensate tutti questo. Guardiamo a te che sei maestro.
Fratelli carissimi, a Gesù, che si è donato a noi amandoci con tutto se stesso, innalziamo le nostre preghiere. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Accompagna sempre, o Signore, la Santa Chiesa e Papa Francesco nel servizio di carità verso tutti gli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Donaci ancora, o Signore, santi sacerdoti che rinnovino ogni giorno il mistero dell'Eucaristia. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Convinci, o Signore, il cuore dei governanti a cercare con tenacia il vero bene e la pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Consola, o Signore, quanti vivono nel dolore, nella disperazione o nella solitudine. Preghiamo. Raggiungi con la tua grazia, o Signore, le nostre famiglie e i nostri amici e sostienili nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, che nelle ore dell'agonia hai sperimentato il tradimento e l'abbandono, donaci sempre la tua dolce compagnia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Preghiamo. Padre onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Sempre vicino.
Santo Padre, ho il compito difficilissimo di trovare le parole giuste per riuscire a ringraziarla della gioia immensa che ci ha dato, ma in realtà non penso di esserne all'altezza. Lei poi in questa situazione disarma per la sua immensa dolcezza che ci disvela e ci riconduce veramente all'essenziale. Quindi pensavo di dover far ricorso a parole che la mente mi dettasse in modo ricercato e invece semplicemente quelle che sgorgano dal cuore, le più importanti che le voglio rivolgere a nome di tutti quanti. Il suo sorriso per noi è una carezza dolcissima che ci sostiene, ci incoraggia di fronte a tutte le difficoltà quotidiane che incontriamo. L'esempio che ci ha dato e il dono che ci ha fatto di riunirci in questo abbraccio ci indica la strada quotidiana, quella di andare sempre tutti insieme, abbracciati, uniti, per mano, guardando sempre verso l'alto, pensando al bene, senza distinzioni, e cercando dentro di noi la forza che ci dà lo sguardo degli altri. Quindi veramente la voglio ringraziare a nome di tutti per questa meravigliosa poesia che oggi ci ha regalato. Noi continueremo a ringraziarla ogni giorno della nostra vita per l'insegnamento. E pregheremo insieme a lei per il bene, per la pace del mondo. Grazie infinite, Padre Santo. Grazie infinite.